Le auto sfrecciano e si inseriscono, stringendo sulla sinistra nell'imbuto caratterizzato dal cambio di carreggiate, senza che un'adeguata segnaletica mostri direzioni e precedenze. Si tratta di un tratto pericoloso, in particolare nelle ore di punta, che continua a essere segnalato e che è arrivato anche in consiglio comunale con la richiesta di correttivi. Rimane così, un po' sicuramente è pericoloso. Devo sempre stare attento dietro. Tante volte stringono lì. Se uno resta a destra, quello di sinistra ti stringe, quando entri qua non vedono che c'è da fare, è un po' pericoloso. Si forma un imbuto. Ma sì, ma è già da un po' che la situazione è così. Sì, è pericolosa. Ma la segnaletica dappertutto, non solo qua. La revisione viabilistica è rimasta una richiesta non accolta, nonostante le osservazioni che a inizio mese il Comitato del Quartiere Centro aveva depositato al Comune, con un documento di 12 pagine che elencava i numerosi punti critici, come la svolta per il parcheggio multipiano, quella per il cimitero, alcuni attraversamenti pedonali. Andrebbe sistemato al più presto, onde evitare che succeda qualcosa di poco piacevole e poi quando succede è sempre troppo tardi. C'è troppo traffico e devi aspettare tanto qua al semaforo. A far arrabbiare i residenti e anche i commercianti, oltre che gli automobilisti, è poi la mancanza di parcheggi che è andata peggiorando con la sistemazione di Via Dante. E per il multipiano l'attesa è ancora lunga, il progetto viene nuovamente messo a gara. Adesso qui ci sono i dottori anche, cioè praticamente io sto aspettando uno che l'ho portato lì di sopra e mi devo mettere qui nel posto non giusto. Si fa fatica, sì, molta. Poi lì c'era tutto occupato. La viabilità in Via Dante è veramente difficile da sostenere e più che tutto da capire, perché non tutti siamo ingegneri e quindi voi dovete fare il vostro meglio perché la gente comune si trovi bene andare da un posto all'altro e non continuare a creargli difficoltà. Dove non ci sono parcheggi, dove alle persone anziane in Via Dante avete tolto tutte le fermate del bus. Da quando è stato fatto tutta questa viabilità nuova non è che sia andata meglio, anzi forse peggio. Non siamo molto contenti. Quando cominceranno le scuole avremo dei problemi con i parcheggi perché questo parcheggio dietro sono già più di 2 anni che lo stanno costruendo e non ce ne vanno in fuori.